Madonna! Le donne. E poi? Io ho detto le donne. E mo? State scherzando? Non lo dite più una parola del genere, sapete? Voglio mai cucire. Io ho detto le gomme. Ma che amore! Tu fanno gomme, più sicuri si va, tu fanno è grande, esperienza ti dà, segui la via. Tufano Gomme, la scelta della sicurezza. Circonvallazione esterna, Arzano, Napoli. Inizia nel migliore dei modi il campionato del Napoli, che dopo la vittoria sul Palermo vince anche in casa con la Fiorentina. Terreno di gioco non proprio in perfette condizioni per essere buoni, perché sembrava più un campo da beach soccer. Ne parliamo con un graditissimo ospite che ritroviamo su Napoli Magazine. L'allenatore Delio Rossi, ben ritrovato, mister. Buonasera a voi. Allora, mister, Napoli parte con il piede giusto, questo è sicuramente un aspetto positivo, anche contro la sua ex Fiorentina. C'è stata una gara molto combattuta che però ha visto poi vincere la squadra di Mazzarri. Sì, ho visto la partita, effettivamente. Mi spiace perché sono due squadre che giocano bene a calcio, giocare su un campo del genere, che penso che non faccia merito alla città di Napoli, ma soprattutto alla Serie A. E devo dire che due squadre che hanno cercato di giocare a calcio su quel campo lì, che era molto difficile, hanno cercato di superarsi. Napoli è stato bravo a soffrire, a chiudere tutti gli spazi quando c'era da soffrire, poi quando è andato in vantaggio, poi ha fatto su una partita. Molto bene Marek Hamšík, che forse ha dato la svolta alla partita, così come l'ingresso in campo di Gökhan Iller, che ha dato più equilibrio al centrocampo. E poi quell'Edinson Cavani, mister, avercelo in squadra, un elemento così, che anche in difesa, quando ci sono i calci d'angolo delle squadre avversarie, ti va lì a smettare di testa e a risolvere situazioni intricate, beh, fa sempre piacere, no? Ma io penso che un giocatore si vede quando non sta benissimo, non ha fatto una partita scintillante, non è ci ha abituato Cavani, ma l'utilità di un giocatore si vede in quei frangenti, e se nonostante che magari è una serata che non ti riesce, magari quello che ti è abituale, che ha dato la sua mano alla squadra, e questo fa la differenza tra un giocatore normale e un giocatore super. Mister, parlando proprio in generale del campionato di Serie A, questo Napoli può davvero essere l'anti-Juve? Perché qui se ne parla tanto, diciamo anche che dobbiamo accogliere ogni vittoria con grande serenità, le conosce l'ambiente, però è chiaro, due vittorie, così come la Juventus, allora uno inizia a pensare, beh, forse potrebbe essere l'anno giusto. Confermare Cavani fino al 2017 è una mossa per far capire al calcio italiano e europeo che il Napoli c'è e trattiene forse il gioiello più importante, no, degli ultimi anni, oppure poi nel calcio mai dire mai. Mister, lei come la legge questa operazione del Napoli? Perché c'era una clausola rescissoria molto alta, vicina di oltre 60 milioni di euro, il giocatore guadagnerà quasi 5 milioni di euro all'anno, sono cifre importanti, fanno piacere, però è chiaro che nel nostro mondo non c'è nulla di certo. Di forza, è chiaro che 5 anni e quelle cifre sono cifre importanti,
anni il ragazzo le faccia valere. Adesso voglio spezzare una lancia a favore di Delio Rossi, perché se ne è parlato tanto negli ultimi mesi. Io sono una persona molto chiara nelle mie cose, conosco il mister da anni, ho avuto modo anche di incrociarlo al San Paolo ogni qualvolta è venuto per affrontare il Napoli, e ne apprezzi proprio le doti di gran comunicatore, di ottimo allenatore, ma soprattutto di persona squisita. Quindi io adesso voglio chiedere al mister, a distanza di mesi, come sta vivendo la sua quotidianità, se ci sono anche delle novità lavorative, e poi una curiosità, perché qualche anno fa si disse che era in orbita Napoli, ma era una voce fondata oppure sono le solite chiacchiere? Allora, rispondo subito alla seconda domanda. Innanzitutto grazie dei complimenti. La seconda domanda, forse l'unica società italiana che non sono mai stato vicino è stata in Napoli. Non sono mai stato. Periodo? No, non sono mai stato, mister, quindi. Mai no, stato. tranne inizio, ma a Napoli non sapevo ancora se faceva la Serie C o la Serie B, ma stiamo parlando degli albori, non era ancora, sì, non era ancora presidente della Laurenti. Quindi 2003-2004. Sì, stiamo parlando Serie C. Sì. Poi invece sul, sul resto? Sul discorso lavorativo, è chiaro che tempo, per me la storia era chiusa dal giorno dopo, che certo. Scusa a tutti, conosco il mio mondo, è stato qualcosa di anomalo, di cui ho chiesto scusa a tutti, ma ho fatto un gesto non bello, ma umano, comprensibile, non furbo, non senza secondi fini, questo, in un certo senso anche istintivo, però questo penso che non è che di niente, la squalifica è già finita. Il ragazzo gioca tranquillamente, io andrò collocato, sono fermo per scelta, non certo perché non mi è capitata l'opportunità, certo. Come ogni anno, se troverò qualcosa di intrigante dove posso esprimere in modo che nel calcio del momento e dove posso dare una mano alla società, dove vado a lavorare, come sempre fatto. Però per ora nulla, ecco, questo era il senso della lavoro. No, per ora non c'è stata ancora quella chiamata che ti faccia sbandare. E allora aspettiamo la sbandata, mister, diciamo così. Nel frattempo la ringrazio per essere stato con noi su Napoli Magazine, gentilissimo come sempre, lascio il microfono per i suoi saluti. Buonasera e ringrazio a voi e in bocca al lupo a Napoli, suoi tifosi. Salve. Antonio Petrazzuolo, napolimagazine.com. Madonna! Le donne. Ecco, io ho detto le donne. No, state scherzando. Non lo dite più una parola del genere, lo sapete. Voglio mai uscire. Io ho detto le gomme. Ma che amore. Tu fanno gomme, più sicuri si va. Tu fanno è grande, l'esperienza ti dà. Segui la via. Tufano Gomme, la scelta della sicurezza. Circonvallazione esterna, Arzano, Napoli.